popolare. Non si deve allontanare il popolo. No. Ma non esiste, ma un consiglio comunale di Roma Linga. Non devi spingere. Una mattinata difficile per Rosa Capuozzo, il sit-in dei Giovani Democratici di Marco Saracino, al quale hanno partecipato diversi esponenti del Partito Democratico, tra cui parlamentari, eurodeputati ed esponenti della segreteria provinciale e regionale. L'ha messa a dura prova, durissima. Il partito ne chiede le dimissioni e per l'intera mattina ha chiesto un suo intervento. Intervento che alla fine, dopo richieste e richieste, c'è stato un discorso, poi finito in lacrime. La questione si è svolta 15 giorni fa, quindi è stata sviscerata in tutti i modi, ci sono delle indagini in corso e voglio chiarire una cosa, se queste infiltrazioni ci sono state è perché su questi territori difficili ci hanno provato, lo fanno sempre, però in questo caso sono state respinte perché hanno trovato noi. Se la questione invece è solo politica, allora dovete fare una riflessione, perché a questo punto vi dovete vergognare di utilizzare una questione della lotta contro la camorra per farne una questione politica, perché in questo momento un sindaco vi chiede di sostenerlo nella lotta contro la camorra e voi dovete sostenerlo, è un dovere morale. Il sindaco ha poi un malore durante il consiglio. Il primo cittadino si dice insomma parte lesa in tutta la vicenda che riguarda Giovanni De Robbio, suo consigliere comunale che secondo la magistratura sarebbe stato una sorta di estensore dei desideri dei clan che avrebbero voluto un assessore nella giunta Capuozzo.